La risposta è così esaustiva che mi posso concentrare, diciamo, sulla specifica questione della Turchia. Sì, mi è dispiaciuto che la Turchia e il vicepresidente turco con la delegazione poi si siano allontanati. Ho letto il comunicato e se lo leggete anche voi con attenzione non ce l'hanno affatto con l'Italia. Devo dire che questo non altera, secondo me, il clima positivo che abbiamo registrato nel complesso nel corso di questo incontro, però dobbiamo essere anche guardare molto, diciamo, direttamente e francamente la realtà dello scenario internazionale. Far convergere a Palermo 30 paesi direttamente e indirettamente coinvolti nello scenario libico significa anche esporre inevitabilmente questo incontro a qualche fibrillazione, a qualche particolare sensibilità, perché esistono queste fibrillazioni tra alcuni di questi paesi. Quindi il fatto che sia stata adottata una decisione del genere mi è dispiaciuto personalmente, però direi che dobbiamo anche accettare che ci siano, diciamo, queste particolari sensibilità e che possano tradursi anche in una decisione di questo tipo.